da dove partiamo? Dunque, ma... Da dove partiamo? Partiamo da un mio corteggiamento, sono venuto qui a Sanremo per corteggiare Amalia. Ciao Amalia. Ciao. Non so se le mie orecchie hanno sentito bene, però hai parlato di corteggiamento e forse la tua intenzione è esplicitata di corteggiarmi. Certo, ma cosa devo avere per poterti corteggiare? Guarda, conto in banca ce l'ho. Noi donne, no? Siamo banali, però purtroppo l'importante è che sia una persona brillante, sì, una persona che ha da fare, una persona attiva, sportiva, sì, per me deve essere anche molto sportivo, il mio uomo. E ho la cravatta, va bene lo stesso? No, mi piace un abbigliamento un po', vedi, sei vestito elegante, però sopra hai un giubbino sportivo, quindi il mix mi piace, quindi, è sintomo di personalità. Grazie, quindi possiamo fare qualcosa? Vediamo insomma, dopo... Cosa possiamo fare? Allora, a parte gli scherzi, io poi ti vengo a corteggiare davvero. Io ormai non sono più purtroppo da Maria. Mi sarebbe piaciuto andare sul trono, ma Maria non... Però vieni sul trono di casa mia, può essere la stessa cosa. Sì, almeno mi accomodo sul divano, che è più comodo. Amalia, lo scherziamo, devo lavorare stasera, per favore. Sì, sì, sì. Allora, ciao, io sono Alfonso. La nottata è lunga perché ancora stasera... Ciao, sono Alfonso. Molto, molto piacere. Cosa fai qui a Sanremo? Sanremo, beh, Sanremo è musica, Sanremo canterò un futuro. Canti? Caspita, sì, sì, sì. La mia banda suona il rock. Vai, vai. Vai, vai. No, io sto preparando un pezzo molto... molto particolare che canto sotto la doccia. Ah. Con chi? Sì, con me e le mie attrezzature per la doccia che sono... Vabbè, ti posso venire a insaponare la schiena? Guarda, ne parliamo, va bene. Vediamo. Vai, mi dai il cellulare un attimo nell'orecchio, vai. Quanto è breve. Sì, sì, perché poi il prefisso te lo dico dopo. Oh. Ciao Maria, grazie per essere stata grazie con noi. Grazie a voi. Mi saluti gli amici di Studio 100 TV. Il nostro jingle è per me no grazie, per me Studio 100. Poi ti chiedo un'altra cosa. Sì, ovviamente per me niente, solo Studio 100. No, no, per me niente, per me no grazie. Ah ok, scusate, sbagliate. Ciao, che rifacciamo? Per me no grazie, solo Studio 100. Eh? Wow. Ho fatto giusto adesso, no? Sì. Okay. E io poi faccio una trasmissione notturna dove vanno tutte le fighe, le ragazze belle, buone, carine. Si chiama Studio 100 by Night. Mi dici buonanotte by night. Good night by night. Così ti piace di più? Ecco. Svengo. Ciao ragazzi. Oh, ciao, tutto il Grande Fratello qui, buonasera. Manca solo Marco Liorni, tu non ci sei? Marco Marzotto. Abbiamo Marco Baccini, però che è il nostro manager. Facciamo vedere il manager. Facciamo vedere. Non si, si vedono sempre. Appunto, si vedono sempre. Dai, fatti vedere. No, va bene così. Fatti va bene. Vedere. Va bene, non farsi magari vedere. Ti prendono uomini e donne, vieni qua. Ma guarda, mi no, ma no, stare in ufficio da sola, no? Lasciamo qua. Me lo presenti? Allora, lui è Augusto Di Migni, vincitore della sesta edizione. Alfonso Fratello. Zambrano, molto lieto. Io sono la nuova inviata del Grande Fratello per Studio 100 e da quest'anno lavoro con voi. E Augusto, com'è stata questa esperienza al Grande Fratello? E io penso sia subito licenziata, immediatamente. Veramente sì, il contratto più breve della storia, giustamente anche tra l'altro. Beh, vabbè, ma adesso state facendo qualcosa? Beh, guarda, io sto lavorando appunto in questa agenzia, la MB Management di Milano. Yes. E Augusto? Augusto che fa? Se non lo sai mi offendo, per cui dillo te. Cioè non è che non puoi guardare TV, giornale, no, veramente facciamo che io... Ho preso la carriera quasi giornalistica. Dai! Scrive per un giornale. È vero, quale? Settimanale Diva e Donna, oltre a partecipazioni televisive, per cui... Bellissimo. Continua l'avventura. Beh, vabbè, allora diciamo che il Grande Fratello porta bene. Certo che porta bene, ho vinto. Cioè. Hai investito i soldi che ti hanno dato? Tutti bruciati, donne mia, e macchine. Donne, champagne, donne, champagne e autovetture, mi hanno detto che rende. E tu li hai investiti i tuoi? Beh, guarda, i miei sono un po' più piccolini perché io avevo fatto, insomma, sono stata dentro un mese. Sì. Quindi però... è sicuramente un modo veloce insomma di guadagnare un po' di soldini e togliersi un po' di sfitti. Va bene, ma il fidanzato ce l'hai? No, non ce l'ho. Non te lo
lo trovi? Ragazzi, quando arriverà, arriverà, no? Aspetta e spera. Grazie per essere stati con noi su Studio 100 TV. Ci salutate gli amici di Studio 100. Si dice per me no grazie, per me Studio 100 lo dite insieme, guardando in camera. Guarda, due come noi, per dire una cosa insieme. Dobbiamo fare le prove fino al 25 allora, facciamo, di marzo. Facciamo la prima, dai, guarda, per me no grazie. Con la benedizione lei, parla con lei. Proviamo. Per me no grazie. Io? Per me, Studio 100. No, ma per me, Studio 100. Lui dice bravo! E tu? Cosa? Io sto parlando, non sento più insieme. Cosa niente? Per me no grazie, per me Studio 100. Per me no grazie, sto a posto così, grazie. Per me Studio 100. No, ma scusa. Tutto il fatto. Per me Studio 100 no grazie? Per me no grazie, per me Studio 100. Mazza, che tristezza. Per me no grazie, per me Studio 100, facilissimo, no? Aspetta, oh. Ciao ragazzi, grazie. Ti conosco da lì. Sono le 20 e 29, da poco Piero Chiambretti si è affacciato qui da questo balcone per dare la benedizione prima di cominciare lo spettacolo e tra un po' aspettiamo Pippo, probabilmente sarà accompagnato anche dalle sue girl, siamo in attesa, ma chissà che non ci venga in mente di fare qualcosa, quindi rimanete con noi. Venite. Gioca! Sono emozionato come il giorno della mia prima comunione. Sono emozionato perché se adesso Bianca non si affaccia e parla con me, mi metto a piangere. Guarda, non ti posso rispondere, diciamo che sono un po' in ansia, in trepidazione, è perché è uno dei miei obiettivi, va bene? Ti ho risposto? L'altro obiettivo qual è? L'altro obiettivo si chiama Anna, non ti posso dire di più. La parata. Non ti posso dire di più. Sta con un certo Gigi. Ma a me non capisco. La cremeria? A te lo posso dire, sì, certo. E la Tatangela. La devo baciare, hai capito? Questo è il mio obiettivo, l'obiettivo del mio festival. O la Guaccero o la Tatangelo, una delle due me la devo baciare. La Osborne è bionda, quindi io preferisco le brune, e allora sai com'è? Oswart, come si chiama? Oswart. La Oswart non la preferisco, preferisco le brune. Non si affaccia. Questi se ne sono andati. Se n'è andata. Perché Sanremo? È Sanremo. Dicevo, perché Sanremo? È Sanremo. Per piacere, non invadere la mia privacy. Sì. Va bene, d'accordo. Ingrid. Fermate un povero. Teatro Ariston, manca poco per l'inizio dello spettacolo e come vedete la gente si accalca per la curiosità di vedere chi entra a vedere Sanremo. Magari sarebbero stati più comodi rimanendo a casa, comodamente seduti sulla propria poltrona, però
magari chi si accontenta gode. E noi godremo probabilmente della benedizione di Pippo Baudo, che tra un po' si affaccerà dalla finestra. Mi ricorda qualcuno questa cosa. Sai, avete sentito mai parlare di Piazza San Pietro? Un uomo vestito in una certa maniera, ma chissà che Pippo Baudo non faccia un po', come devo dire, forse vuole diventare papa, si può dire, non si può dire, chissà che Pippo Baudo non voglia diventare un ministro della... Vado bene, eh? Signora, ha fatto il biglietto per andare a vedere Sanremo? Sì. Ecco, ma lei perché viene a vedere Sanremo? È perché mi piace. Ma chi le piace? Parecchi cantanti, solo che quest'anno non ci stanno quelli che piacciono a me proprio. A lei quali sarebbero piaciuti? Non ci stanno più. Signora, erano dall'altra parte dell'Ariston, c'è il Cantagiro, ci sono tutti quelli di qualche anno fa. Di più di qua, c'era Michele, c'era Nico dei Gabbiani, c'erano tutti. Io non l'ho visto. Ha visto? Gliel'abbiamo raccontato noi. Allora, chi vince Sanremo? Ma no, per carità! Ha detto, non dica eresie. Allora. Veramente? No, veramente? No, non allora, ecco. Che c'entri qui a Sanremo? Ciao, come allora, ti chiami? Mi chiamo Elena. Elena, ciao, io sono Alfonso. Piacere. Ciao, piacere mio. Sono a Sanremo perché sono una giornalista pubblicista. Sì. Lavoro in un emittente locale in Umbria, sì, che si chiama Umbria TV. Sì. Conduco un programma sul Perugia Calcio. Che, sì. Non c'entra niente con Sanremo, sì, però Sanremo è la mia grande passione. Siccome gli scorsi anni lavoravo come addetta stampa di artisti vari, sì, tra cui l'anno scorso seguivo IP Quadro, sì, come addetta stampa. Bene. Quest'anno sono stata contattata dalla redazione di Sanremo Online, www.sanremoonline.tv, per fare delle dirette radiofoniche. Ma già che sono qui, questa sera farò un collegamento con la mia trasmissione dell'Umbria, che è Grifo Game. Io posso venire su Grifo Game? Certo. E come faccio? Tu segui il calcio? Devo dire la verità o devo inventare una scusa plausibile? No. No, dici di la verità. Dico la verità, no. Però posso iniziare. Primo canale di dov'è? Noi siamo Studio 100. Studio 100. Studio, scusami. 100, noi trasmettiamo su Sky 925. Invece quindi in questo Umbria momento TV è canale 921. Oh, siamo vicini di casa. Ecco. Ecco. E quindi ci possiamo vedere. Il Perugia in Serie C1, girone B. Ecco. Noi stiamo una delle nostre redazioni è Taranto e non vorremmo accendere una polemica su questa cosa. Infatti comunque mi ricordavo il logo perché in sala stampa l'avevo visto. Hai forse visto? Ho visto anche te. Ecco, no, non era lei, era una che le somigliava. Tira. Vabbè, e allora a questo punto un saluto a tutti i tifosi del Taranto, ecco, anche se io sono una perugina. Beh, vabbè, sei sportiva, va bene. Okay. Chi vince Sanremo? Io spero Jody Tone e Lola Pons. Beh, vabbè, se li vedi me li saluti. Ok, ciao. Come dici? In bocca al lupo. No, a loro. A Jody Tone hai detto che me li devi salutare, quindi come dirai? Tanti saluti da parte del giornalista di Studio 100. Cioè, e io come mi chiamo? Te l'ho detto prima, ma non me lo ricordo. Ti sei dimenticato. Alfonso! Ciao cara, grazie per essere stata con noi. Ciao! Ciao! Un successo, non ne vogliamo parlare, meglio di Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Ma si è affacciato il Papa, il Pippo? No, ho visto che stava armata di telecamera, teleobiettivi. No, non voglio. No, perché? Non mi interessa. Ah, ok, va bene.
c'è la mannoia, cioè dico c'è la mannoia che a me non mannoia proprio per niente. Eccola, dall'alto della sua folta capigliatura. Che vuole la pastiera? Illuminatore a dio di LED, che bello. Non sente. Questa studio 100 ha più soldi della Rai, ha un illuminatore da 300 euro sulla telecamera, vero? Sì, allora sì. Sono innamorato delle telecamere, io osservo, e poi anche la camera woman non è male. Ecco. Bella, alta e tosta. Sì, si riferisce a chi, scusa? A che? Alla camera woman. Ah, lei, cioè quella dietro la telecamera. Ecco. E facciamo il giornalista che... è un bell'uomo, ma io preferisco guardare la camera woman. Sì, mi dispiace che il marito è un po' geloso, è uno che... No, per carità, io apprezzo solo il bello. Bravo. Sto parlando con la mia fidanzata. Cioè, ah, beh, guarda che sta facendo il moscone, eh. No, aspetta, scusa, posso parlare io? Te la passo. Grazie. Pronto? Chi sei? Ma sempre io, chi? Come ti chiami? Metti in viva voce, grazie. Come ti chiami, scusa? Ma chi è? Io sono Alfonso Zambrano di Studio 100 SAT. In questo momento sei su 925 di Sky, anche se ti vedrai in differita. Ecco, tu sei a Sorrento. Ciao. Senti, come hai detto che ti chiami? Linda. Come? Linda. Ah, mi ricordo una canzone dei Pooh, Linda, è vero? Senti, Linda, vedi che il tuo ragazzo sta facendo un po' il moscone in giro, eh? Non è il tuo ragazzo? No. No, allora, ma tu ce l'hai il ragazzo? No. No? Possiamo parlarne? Possiamo parlarne? Allora, ti faccio fare una... Sì, no, aspetta un attimo, ti faccio fare prima una descrizione da lui. Mi descrivi un attimo. Tieni il, tieni... il microfono. Ecco, cosa? Grazie, perché mi stavo stancando. Mi descrivi, descrivimi alla tua amica, vediamo. Allora, è un bel signore con, col capello molto ben pettinato, è stato dal parrucchiere oggi. Sì, oggi pomeriggio. L'età? L'età avrà 29 anni, 28, 20, 30 massimo. Bravo, vai. Neanche di più, non fa male. Ma tu quanti anni hai? Lo vuoi di esperienza? Non ti facciamo problemi, che dà. Ah, bravo, tu quanti anni hai? Io 20. 20? Ecco. Allora, tu... Non era a parlare al telefono con me se si faceva problemi. No, no, vabbè, se non ti fai problemi di età ne possiamo parlare. Dunque, Ah, quando vengo a Sorrento, ma mi fai mangiare la pizza a metro? No, faccio mangiare a casa mia. A casa tua? Oh! Addirittura! Ah, mi vengono tra veggole. Beh, va bene, come hai detto che ti chiami, scusa? Linda. Linda, scusami, Linda. Come? No, vabbè, dai, io sai, sono uno che ha la memoria un po' corta, però poi quando si affeziona resta. Che mi stai facendo? Oh, attento che ci sono tanti microfoni. Mi sto confondendo, attenzione. Allora, Linda, io adesso mi faccio dare il tuo numero di cellulare dal tuo amico qui. Daniele. Da Daniele. Va bene. Poi magari ti chiamo, ne parliamo, va bene? Va bene. Ciao Linda, grazie per essere stata con noi. Un bacione. Ciao. Ciao. Guardalo, mi ha fregato la fidanzata. Linda mi ha fatto fare una figura. Io ti ho presentata come fidanzata. Tu che cosa hai detto? Non ha detto che era la tua fidanzata. Altrimenti non l'avrei capito. Ma io facevo lo splendido, non hai tenuto il gioco, mi hai rubato la. Insomma, è saltato un fidanzamento in video, vabbè. Beh, vabbè, facciamo. Dunque, allora, grazie. Tu chi sei? Presentati. Ciao, io sono Daniele Croce e siamo su Metropolis TV 902 di Sky. E noi siamo 925 di Sky. Quindi abbiamo 23 numeri di differenza. Ma sì, cosa vuoi che sia? È come uno che ha la 38 di scarpe e uno che ha la 75. Abbiamo 23 mm di differenza. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Tu ti occupi di cosa? Io sono un giornalista bizzarro. Ah. Si vede la camicia forse? Sì, è vero. Sotto cos'hai? Una maglia. Ma Linda è ancora al telefono. Linda, devo chiudere perché qui stiamo parlando di camicie. Insomma, c'è una cosa un po' strana. Ecco. Allora, sei bizzarro perché? Ah, perché cerchiamo di fare quello che è fuori dall'ordinario. Oh, quindi parliamo di?
Per esempio fare domande strampalate. Tipo, andiamo da questa signora, facciamo una domanda strampalata, dai, vediamo. Abbiamo la stessa frequenza di microfono e quindi... Oh, non c'entri. Vabbè, vabbè. Allora spengo il mio. No, se lo... stai a 50, io non c'entro. Ah, abbiamo 50 di differenza, abbiamo 50 di differenza. Non ne va. C'è troppa differenza tra di noi. Beh, va bene, grazie per essere stato con noi. Chi vince a Sanremo? E che ne so, non l'ho neanche visto. E vedilo. Alba Paretti, Alba Paretti. Oh, boh, bene. È un po' alta per te. Voglio fare un'irruzione. Vi ringraziamo già in anteprima per le partite che ci proiettate della Juve Stabia. Perché quando gioca in casa... Allora, saluta Gianni Sebastio, che è il nostro Deus Ex Machina dello sport. Saluti Sebastiano, come si chiama? Sebastio, Gianni Sebastio. Gianni Sebastio. Già stai marciando male? Che no, non sto marciando bene, non ti preoccupare. Dai, ciao Gianni, allora, grazie. Allora, ci vediamo, Juve Stabia Martina, che ci vediamo? Con Juve Stabia Gallipoli. Vediamo quello che vuoi. Vabbè, ok, grazie. Basta che accendi su 925 di Sky. Sempre, e tu come ti chiami? Michele. E saluto agli amici di Studio 100. Tanti saluti a Studio 100. Ciao caro. Ciao, ciao. Ma me lo dai il numero di Linda, scusa? Te ne sei andato? E dammelo, dai. Aspetta che me lo scrivo. Attimo, so. Aspetta che devo prendere il numero della ragazza, tu volendo che in onda lo speciale. Ah, me lo devi chiedere. Come ti chiami? Aspetta un attimo. Ah, io come mi chiamo? Sì. Io mi chiamo Alfonso. Un attimo solo che c'è la mia ragazza al telefono. Devo chiedere se me lo posso prendere il numero. Dunque. Vai, vai, vai. Che frequenza hai? 920. Ah, il mio microfono, dimmi. 900 sta. Dai, dimmi il numero. Tu la vuoi spegnere questa telecamera? Ah, è spenta. Bravo. Sì, dai. Senti, Vincenzo, il giornalista. Sì. Alfonso mi chiamo. Alfonso, il giornalista, voleva il tuo numero, io lo posso dare. Un attimo, sto facendo questa cosa importantissima. Dimmi. Hai un reddito superiore alla media, mi chiede? Allora, ho un reddito... No, guarda, ti posso dire che a parte i precedenti penali a mio carico, ho un reddito molto basso, però ne possiamo parlare perché ho qualche altra qualità. Non vado bene? No. Va bene, Linda, grazie per essere stata con noi, ciao, sei simpaticissima. Quando vengo a Sorrento, la pizza me la mangio... Con un'altra donna? Con un'altra. Ma... Va bene. Perché chi si accontenta gode. È vero, e io ho goduto. Grazie amici per essere stati con noi. Perché Sanremo è Sanremo.